dai 2 miliardi e mezzo di euro, ma noi li abbiamo concentrati su interventi per altri 5 milioni di euro. In questo momento la scuola è al centro della scelta dell'azione governativa, perché l'investimento sulla formazione e l'educazione delle nuove generazioni è prioritario. Lo facciamo partendo dagli asili nido, 4,6 miliardi destinati alla creazione di nuove infrastrutture, ma anche al sostegno per il funzionamento delle stesse. La formazione innovativa, penso al 1,1 miliardi nelle materie STEM, in particolare per colmare quel divario di genere su queste tecnologie, su queste competenze, e ancora tempo pieno, infrastrutture sostenibili, scuola e sport che devono sempre più essere integrate. Questo si affianca ovviamente anche alla grande azione che stiamo portando avanti per la formazione e la qualificazione del ruolo degli insegnanti, che è una delle altre priorità delle riforme che viene chiesta appunto dalla realizzazione del PNRR.